titolo del libro l'ha voluto l'editore, a dire il vero, che io all'inizio ero anche perplesso, perché sinceramente non mi sono mai sentito così libero, cioè nel senso che ho la passione dell'alpinismo, della montagna, non sono riuscito a mantenermi con quella, a un certo punto ho dovuto lavorare, quindi sono andato altrove per quello. Ho lavorato in cooperazione e sviluppo per 26 anni e anche lì, non essendo dell'ambiente, mi mandavano in posti difficilissimi per aprire le strade ad altri che magari arrivavano quando i progetti erano preparati, quindi mi sono fatto dal sud del Chad, dal sud del Sudan, la Palestina, l'ultima missione è stata in Afghanistan. Quindi mi sono fatto la Bosnia, il Ruanda, tutte le guerre civili di sto pianeta. E sono gli anni che, essendo io un amante proprio profondo della montagna, che mi mancava in questa parentesi della mia vita di 26 anni, una parentesi un po' consistente, essendo io un amante della montagna, li chiamo gli anni in cui sono stato in nessun luogo, un po' scimmiottando un'idea di Paco Taibo su Che Guevara quando è stato in Africa, l'anno in cui sono stato in nessun luogo, perché appunto sono stato lontano dall'alpinismo della montagna. Sono tornato adesso dopo quasi 30 anni, insomma, ieri sera tutti che mi salutavano come fosse ieri. Sono riuscito a fare polemiche l'altro ieri, come li facevo 20 anni fa con amici alpinisti, per cui insomma. Credo che si sappia poco, anche perché di quello che ho fatto, non soltanto perché ho cercato montagne sperdute nei posti sperduti, poco conosciute. Sono andato a fare il Trollhättan in Norvegia, chi sapeva che era, però sono sempre un appalettone di 2400 metri, una delle più grandi d'Europa. E l'unico che aveva scritto 3 righe sulla rivista Mountain è stato proprio Messner, che aveva riconosciuto la cosa. E per cui insomma, quando vai a fare il Kongen in solitaria, in free solo, adesso magari farebbe anche dire faccio il free solo, però andavo su così, ho fatto più di 100 solitari slegato tra Dolomiti, la Norvegia. Poi ho provato a fare il Capitan in solitaria e mi è riuscito soltanto il 7° tentativo, ho fatto 7 vie prima di fare solitario, ho fatto la prima solitaria Lurking Fear. Io ero un alpinista solitario, però ero sempre convinto, rompevo un po' gli schemi, cioè nel senso che mi chiedevo sempre sulle solitarie, più bravo il primo solitario, il secondo o il terzo? In realtà, cioè, dipende, insomma, che magari il secondo solitario va a vista, il primo solitario è andato a farla via prima, più bravo il secondo, quindi non dicevo come mai il primo solitario è famoso, il secondo no. Allora c'è stato un periodo che facevo le seconde solitarie, le terze solitarie invece che le prime, proprio per scelta. Per cui insomma erano cose che magari andavamo controcorrente, insomma. In quel senso magari a spirito libero, secondo l'editore. Il rifugio Boccalate è sulle Grand Jorasse, sul Monte Bianco. Credo sia il più vecchio rifugio di tutto il Monte Bianco, 1881. L'avevo individuato ancora il posto Whymper da costruire, era 10 anni che era chiuso e il CAI mi ha chiesto se ero disponibile a riaprire quel rifugio lì, io in mancanza di altri rifugi, visto che volevo tornarmene a casa dalla cooperazione, anche per motivi fisici, nel senso che avevo fatto un infarto, mi ero scassato la schiena, ho 10 viti sulla schiena e varie cose che succedono nella vita. Mi è capitato questo rifugio e ho avuto anche grande sostegno di tutti, perché alla fine è un rifugio molto molto difficile e ne parlavo ieri anche, ero l'esempio negativo della conferenza sulla Mountain Therapy, nel senso che sono tutto scassato e vado a gestire un rifugio 2008, ed è stata comunque un'esperienza riaprirlo che è durata quasi 3 anni. Quest'anno è il secondo anno di apertura, ho già i sacconi da traino pronti a Plan-Pincier e poi appena va via questa ultima neve torno su a riaprire.